Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di dieta chetogenica e lo faremo insieme al dottor Alessio Ariani in collegamento da Roma. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie e benvenuti a voi. Ciao. È un piacere averla qui, dottore. Quindi, dottore, si parla tantissimo ultimamente di dieta chetogenica, ma è una moda o è una nuova realtà? Innanzitutto, piacere mio che date possibilità di poter far conoscere un protocollo che attualmente sta andando di moda. Sta andando di moda, ma che in realtà non lo è, perché fondamentalmente è un protocollo che viene da lontano, inizia dagli anni 20 la sua storia e poi fino ai giorni nostri, chiaramente avendo delle modifiche sostanziali, ma fondamentalmente ecco, è una cosa che già conosciamo da tempo. Si è riscoperta ultimamente perché ovviamente ha delle caratteristiche intrinseche importanti che la rendono sicuramente valida dal punto di vista ormai scientifico. Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ne abbiamo parlato tantissimo, quindi ha una valenza su delle patologie molto importante, va usata con criterio, non va fatta da solo, chiaramente, perché è un protocollo clinico che merita un'attenzione particolare. Non è quindi una propria dieta di moda, anzi lo escluderei in maniera sostanziale, perché non può essere né una moda né chiaramente uno stile di vita, è uno strumento che noi utilizziamo per arrivare ad un risultato che può essere quello del dimagrimento, ma per poi passare chiaramente ad un piano un po' naturalmente più completo rispetto a quello che poi è la chetogenica in sé, e naturalmente lo siamo per patologie, ricordiamo ormai conclamate, che sono l'emicrania, l'epilessia e la sindrome di De Vivo, detta anche deficienza da glutuno. E saluto l'associazione che se ne occupa, che sono amici e sono sempre attenti alle esigenze dei piccoli che iniziano purtroppo con questa malattia genetica anche da molto piccoli. Dottore, è quindi una realtà. È una realtà, una nuova realtà, anche se viene da lontano in realtà, perché esiste da tantissimo tempo questa dieta. Sì. E i risultati a quanto pare parlano da soli, ma questo adesso lo vedremo. Ma questa dieta può essere fatta da tutti oppure no? Allora, naturalmente è un protocollo restrittivo e funziona togliendo i carboidrati in maniera semplice. Fondamentalmente noi torniamo al tempo dove naturalmente il corpo necessita di zuccheri per vivere, questo lo sappiamo benissimo, necessita di zuccheri, ma chiaramente non da ingestione, ma per vivere. Le funzioni cerebrali sono attivate dallo zucchero, che poi, senza entrare chiaramente in merito tecnico, glucosio, glicogeno e quant'altro, però diciamo che il corpo vive chiaramente di zucchero. Vive quindi con questo elemento, che però non necessita di essere inserito dall'alimentazione, che ci faccia piacere e ci piace senza dubbio, ci piace la pasta, il pane, la pizza, tutto quello che concerne la bellezza dei carboidrati, che lungi da me togliere assolutamente o demonizzare, ci mancherebbe altro, anzi, magari con più attenzione rispetto alle moderne tecnologie industriali, ma qui riguarderemo altri discorsi. Quando il corpo comunque non ne riceve a sufficienza, essendo un elemento essenziale per la sopravvivenza, se lo produce da solo. È l'unica cosa che il corpo, tra l'altro, riesce a fare da solo. Non riesce a fare le proteine, chiaramente, nei grassi, ma questo per vivere invece sì, e lo fa proprio a partire da grassi e proteine. Quindi elabora grassi e proteine, li trasforma in zucchero, li manda al cervello come funzione vitale modificata. Ecco appunto che abbiamo la valenza della chetosi chiaramente nella perdita di peso, perché ovviamente se noi viviamo di grassi e viviamo in parte anche di proteine, andiamo a togliere quel grasso che abbiamo specialmente localizzato e strutturato per trasformarlo in energia, e questo ci consente di scendere taglie. Infatti io lo chiamo keto body shaping, proprio perché riforma il corpo togliendo il grasso proprio delle adiposità localizzate. Tecnicamente è un protocollo che va fatto tramite un'anamnesi accurata del paziente, dove si richiedono naturalmente, oltre alle analisi cliniche, chiaramente
tutta una serie di elementi che ci fanno capire se è individuabile per quel paziente o meno il protocollo. In linea di massima possono accedervi tutti, salvo chiaramente delle complicanze che possono derivare da alcuni tipi di patologie e da alcuni tipi di metabolismo. In particolare, chiaramente, non può farla ovviamente un diabetico con patologia conclamata, quella di tipo 1 volgarmente detto, no? Di tipo 1, quindi la patologia autoimmune, chiaramente il diabetico non può farla per non andare incontro però a problemi evidenti derivati chiaramente dalla glicemia. Quindi è normale che su questo paziente non può essere fatta, mentre va benissimo per il paziente di tipo 2, quindi con il diabete strutturato e sviluppato invece con l'alimentazione cosiddetto, no? Quindi quando si va avanti, si degenera dopo l'insulino resistenza, si arriva al diabete mellito di tipo 2. Già dall'insulino resistenza può essere fatto, anzi è preventivo per riuscire a far tornare questi valori di insulino resistenza prossimi alla normalità e alla risoluzione. Quindi anche problemi gravi renali, problemi gravi epatici, problemi psichiatrici o comunque problemi, poi senza entrare nello specifico dei problemi mitocondriali o genetici, che quello è un altro paio di maniche, però è un po' più lunga la questione. In linea di massima comunque può essere fatta da tutti con attenzione, previo un'anamnesi accurata chiaramente. Qui vediamo le patologie che trattiamo con la chetogenica e hanno un ampio spettro d'azione. Chiaramente non è che è la panacea di tutti i mali, cioè non voglio far passare messaggi sbagliati, nel senso che va benissimo, come ho detto, è uno strumento e viene usato proprio in queste patologie che abbiamo visto, chiaramente dove aiuta e dove collabora, chiaramente dove risolve. Per onor del clinico, come primo trattamento abbiamo quindi l'emicrania, l'epilessia e la deficienza da GLUT1. Queste sono le tre cose principalmente trattate. Ma quindi, dottore, naturalmente, ho capito bene, cioè si possono trattare innanzitutto queste tre patologie di cui lei ci ha parlato adesso con la dieta chetogenica? Sì. Assolutamente sì, abbiamo chiaramente degli emicranici farmaco-resistenti che traggono un vantaggio importante chiaramente dal protocollo, dove chiaramente portiamo gli attacchi emicranici sviluppati nel mese molto 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 in basso rispetto a quello che loro soffrono durante invece il trascorso del mese, e quindi è chiaro che hanno un giovamento importante proprio dal protocollo. Idem gli epilettici, è naturalmente obbligatorio per la deficienza del GLUT1, che è un trasportatore enzimatico mancante purtroppo in questi soggetti, che non ricevono proprio il glucosio al cervello, lo zucchero al cervello. Per fare in modo di farglielo arrivare, l'unico sistema è bypassarlo tramite la via chetogenica, che è l'unica via tra l'altro che per chi consente di fare una vita normale. Nell'immaginario collettivo invece di solito una dieta appunto così chiamata è semplicemente per dimagrire, invece può servire anche per curare, per trattare alcune patologie. Dal punto di vista pratico, come si fa questa dieta e può avere degli effetti collaterali? Dal punto di vista pratico si tolgono i carboidrati, cioè è molto semplice. Vogliamo, il protocollo è semplicissimo nella sua, diciamo, nel suo svolgimento, poi è complicatissimo invece da mettere in atto, perché presuppone delle conoscenze a 360 gradi del metabolismo e del corpo umano che richiedono una certa attenzione clinica importante, quindi non è che ci si può improvvisare o si possono seguire dei fai da te, quindi imparati. Non va bene il fai da te, no, sempre seguiti da un medico. Le app qui non funzionano, Google non ci viene granché di aiuto, benché lo sconsiglierei un po' per tutto di andare per Google, però maggiormente qui si possono fare dei danni importanti se non si sa dosare il protocollo, se non si integra a dovere, se non si sa dove andare a parare. Chiaramente è un protocollo che toglie quindi i carboidrati, che abbassa 30-50 grammi al giorno a seconda del paziente, sempre normoproteico. Ecco, non è una dieta iperproteica, non è la Dugan, io non c'ho niente contro la Dugan e contro gli altri, io parlo per me, io parlo sempre per quello che faccio io, a me degli altri poi possono fare quello che vogliono, però fondamentalmente ricordiamo che è sempre invece una dieta normoproteica. Come si fa a stabilire se è normoproteica o meno? Chiaramente si fanno delle valutazioni sul paziente, si vede tramite un'impedenza segmentale o piuttosto che delle rilevazioni antropometriche, chiaramente,
e abbiamo quanto il paziente utilizza a livello proteico. Si fanno delle equazioni e dei calcoli e per ognuno viene assegnata una dose proteica propria per ognuno. Io avrò una dose proteica per quello che faccio nella vita e per come ho la struttura muscolare, naturalmente lei ne avrà un'altra perché chiaramente è donna e ha delle altre necessità, quindi il protocollo è assolutamente personalizzato per ognuno. Può avere, poi grassi, importante perché molti pensano che sia over grassi, no? Ad libidinum, tanto per mettervi senza lipide, non è vero. Quello è un altro protocollo, c'è sempre chetogenica, ma nella chetogenica ci sono tanti protocolli, c'è quello per il dimagrimento, che di grassi ne ha pochi, si chiama VLCKD, quindi Very Low Calories Ketogenic Diet, che prevede proprio pochi grassi, mentre nel trattamento patologico, chiaramente se quelli devono vivere con qualcosa, allora i carboidrati non ci stanno, le proteine sono normoproteiche, non possono essere eccessive, qualcosa da trattarsi, ragazzi, quindi è normale che si alzano un po' proprio i grassi perché una dieta chetogenica non è sempre ipocalorica, quindi molto povera di calorie, ma può essere normo, ma anche ipercalorica, chiaramente a un bambino. Noi possiamo dare una dieta ipocalorica da 800 calorie, daremo una dieta comunque bilanciata, per quello che può essere bilanciata una keto che non è mai bilanciata, perché purtroppo in sé non prevede l'utilizzo, come sappiamo, appunto, di alcune cose, vedi la frutta, vedi i cereali, vedi tutto quello che abbiamo detto prima, chiaramente. Gli effetti collaterali possono manifestarsi nel periodo di switch, quindi di cambio metabolico, quando uno passa dallo zucchero a usare il grasso proprio come carburante. In quel periodo di transito c'è chi li sviluppa, c'è chi no, si chiama keto flu, è del tutto normale, il corpo si sta abituando a usare i grassi. Niente di grave, un po' di mal di testa, si possono avere un po' di problemi gastrointestinali, di giramenti, un po' di nausea, cioè, ma nulla di eclatante, dura uno o due giorni e poi tutto torna alla normalità, anzi si hanno più benefici che svantaggi poi nel tempo. L'importante è saperli riconoscere e saperli gestire, ci sono apposta, proprio perché io, come altri professionisti chiaramente, ci siamo apposta per supportare il paziente anche quando manifesta questi piccoli disturbi, e possono rientrare tranquillamente, ma con alcuni anche accorgimenti si possono anche tranquillamente evitare, bypassare o comunque superare senza nessun problema, ed avere tutta una serie di effetti invece positivi, che sono un aumentato vigore, maggior lucidità mentale, più resistenza allo stress, si dorme meglio, e tutto sembra molto più figo, e certo è chiaro che è tutto transitorio però. Dottore, ci sono dei falsi miti sulla dieta chetogenica? E ne abbiamo collezionato una marea, io potrei scrivere un'enciclopedia ormai, ne sento di qualunque, ma chiaramente è come tutte le cose che poi attirano un po' l'attenzione, no? E quindi è normale che quando c'è qualcosa che funziona, io con un percorso chetogenico a un paziente obeso lo salvo molto spesso da un eventuale intervento, perché l'intervento è buono quando chiaramente se le ha provate tutte, è perché comunque non cambia a livello mentale, ed è importante il livello mentale, perché se io non ti cambio la testa, tu continuerai anche dopo l'intervento a mangiare, magari a spot, e tornare esattamente come di prima. Quindi è chiaro che c'è sempre un intervento psicologico alle spalle. Si perde tanto peso, si perde velocemente, si perde efficacemente, dura nel tempo. Tutti pensano, io faccio perdere 20 kg, 30 kg, 40 kg in meno di un anno, chiaramente. Noi abbiamo risoluzioni anche in 6 mesi, in 5 mesi, che abbiamo una perdita di peso veramente eclatante. Ma tutti pensano, ho perso 30 kg, ora ne prendo il doppio, ma neanche per niente, perché prevede delle fasi, e altrimenti noi che facciamo? Togliamo il grasso e mettiamo, mette e togli, no, l'obiettivo è formare un paziente consapevole, e quindi è chiaro, tolto quel grasso faremo una seconda fase di reintegro graduale dei carboidrati, e poi grazie anche a tutta la mia equipe che lavora con me, naturalmente siamo diverse persone, ognuno ha un suo ambito, e c'è per esempio il dottor Vicinelli che si occupa del reintegro dei carboidrati e quindi darà poi dopo un'alimentazione che può durare nel tempo per mantenere salute e benessere, come il dottor Marco Savorra, per esempio, che si occupa delle patologie sportive e dell'ambito della dietistica sportiva, con la chetogenica sportiva e quant'altro. Quindi voglio dire che questa è una delle prime cose che va sfatata, che fa male poi a reni e fegato, lo sentite ormai, praticamente le trovi anche
se apri un qualsiasi gruppo ne trovi di migliaia, ma non fa male né a reni né a fegato. In realtà viene dal fatto che la gente fa da sola, e fa da sola vuol dire che non sa che tipo di protocollo applicare, non sa come applicarlo, si pensa che sia tutta grassi e ti ritrovi persone con 600 di colesterolo e 300 di trigliceridi. È chiaro che l'arma non è colpa del protocollo del genere, è colpa che tu stai fuori di testa e te la vuoi fare da sola. Fai da te. È sempre il fai da te che porta i miti più assurdi. Quindi non fa male a reni, non fa male al fegato, non è iperproteica, non si ritorna a prendere i chili persi, non si muore, si è fatta a dovere chiaramente. È chiaro che se tu diabetico vuoi fare la chetogenica probabilmente muori, cioè, o comunque hai delle problematiche molto gravi, ma a un diabetico non gli avrebbe mai in mente di fare una cosa del genere, mi auguro. Così come alcuni tipi di patologie che possono portare chiaramente a delle conseguenze anche gravi, non è un qualcosa con cui scherzare, è un qualcosa che va fatta bene, funziona bene, è tutto bello, c'ha degli effetti fantastici, ma con attenzione, con cura, da qualcuno che la sa trattare bene, non approssimativamente bene. E questo lo dico perché, visto che fa moda, visto che tanti la vogliono trattare e farci il business, ok, attenzione, perché la devi conoscere bene. Ce ne sono tanti professionisti, ringraziamo Dio, che la conoscono molto bene, però purtroppo anche alcuni che si improvvisano, ma vedo anche gente magari anche non qualificata che si lascia a consigliare diete di tutti i tipi, non solo quelle chetogeniche, quindi qui sono altre storie. E quindi poi, che altri falsi miti possiamo addurre alla chetogenica? Fondamentalmente, principalmente sono questi, e viene molto spesso confusa con la Dukan, non è la Dukan, quindi non è una dieta iperproteica, si pensa che sia a base di grassi, non è sempre a base di grassi, si debbono prendere integratori per tutta la vita, non è vero. Cioè, bisogna sicuramente integrare, perché se tu hai una perdita ci deve essere un'integrazione. L'alimento purtroppo, soprattutto nel dimagrimento, non va a compensare delle carenze, quindi non sono per i pasti sostitutivi, ma sono per l'integrazione mirata a riempire quelle carenze che comunque il protocollo di per sé crea volutamente, ma chiaramente poi sta a noi bilanciarlo. Questo. Benissimo, dottor Ariani, è stato un grande piacere conoscerla. Lei, oltre ad essere un grandissimo professionista, è anche una persona molto simpatica. Io la ringrazio. Grazie. Ma grazie a voi, è stato un piacere, veramente grazie, perché mi fa sempre piacere parlare di un argomento che, come avete visto, un po' mi appassiona, mi piace, è la mia vita, la chetogenica, e ci abbiamo creato intorno tutta una serie di servizi per il paziente che per noi, almeno per il nostro gruppo, è sempre al centro di tutto, di tutte le nostre attenzioni, che merita il massimo rispetto, perché chiaramente sono persone che affidano a te la tua salute. Grazie ancora, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.